L'Orlando Furioso è un poema epico cavalleresco. Il poema epico cavalleresco è un genere letterario che si afferma in Italia nella prima metà del 400 e che conosce una grandissima vitalità per tutta l'età umanistico-rinascimentale fino agli inizi del 600. Il poema epico cavalleresco è un'ampia narrazione in versi in cui si raccontano le imprese straordinarie di eroi o di figure a metà tra storia e leggenda che si collocano in un'epoca lontana, in questo caso l'Alto Medioevo. Il poema epico cavalleresco di età rinascimentale si rifà a una duplice tradizione, da una parte quella delle chansons de geste, i poemi epici incentrati sulle gloriose imprese dei cavalieri, per esempio dei paladini al seguito di Carlo Magno, dall'altra a quella del romanzo cortese cavalleresco, sempre di età medievale, come Lancillotto o il Cavaliere della Carretta. Il genere del poema epico cavalleresco conobbe una straordinaria fioritura proprio nel Rinascimento. Moltissimi furono i poemi cavallereschi composti da vari autori. Sono tre, tuttavia, quelli che meritano un'attenzione e una considerazione particolari rispetto agli altri. In primis l'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, un'opera incompiuta di cui vengono pubblicati solo due libri, un'opera fondamentale per la genesi dell'Orlando Furioso. Abbiamo poi l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e infine la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Nei primi due poemi la forma del poema cavalleresco rinascimentale raggiunge la sua compiutezza e la sua perfezione formale, mentre nel terzo si avverte già qualche incrinatura, segno dell'imminente crisi della forma epica e della sua evoluzione nel romanzo.